esordire complimentandomi con la Viponese per la mole di gioco, per la preparazione tecnico-tattica che ho avuto alla partita, per quanto ho dimostrato in campo, che poi comunque non era, per me non è stata una novità, perché l'ho detto anche in conferenza stampa, incontravamo una squadra che aveva dei numeri importantissimi, che non aveva mai messo in casa e che giocava bene al calcio. Si è visto. La partita, io direi che siamo anche partiti benino, poi dal quarto minuto fino al 17°-18° siamo stati in balia della Viponese, che sciogliamo giocate importanti, con grande ritmo, velocità, ci veniva a prendere alti, ha fatto una buona fase di non possesso, ci ha magari inizialmente sorpreso il modo di venirci a prendere, perché nell'area di rigore veniva favetta a stare su a quadro con i due esterni che chiudevano i difensori centrali, quindi una fase di non possesso che noi non ci aspettavamo. Hanno trovato il gol, visto che lei parla dell'arbitro, su una punizione non fischiata su Kragel che sta calciando in porta e su un fuorigioco da rivedere, però lo dico per onore di cronaca, visto che lei ha detto il fatto del rigore. Poi ci siamo rimessi a giocare dopo il gol, abbiamo avuto più di un'occasione, una con Cocco, un salvataggio sulla linea della porta della Viponese da un difensore, un autorrete quasi su gol che il portiere poi ha salvato, quindi penso che il primo tempo comunque è nel nostro miglior momento, in contropiede abbiamo preso gol. Quindi questo la dice tutta, fermo restando che la Viponese ha sfruttato al massimo, penso, le uniche due occasioni che ha avuto il primo tempo, se non qualche altro tra persone, e noi siamo stati forse troppo leziosi sotto porta, alcune volte ci siamo arrivati bene in aria, potevamo calciare e abbiamo preferito, forse abbiamo fatto la scelta sbagliata, di fare ancora l'ultimo passaggio, alcune volte con Kragel, una volta con Cocco, due volte con Sartore, però penso che la partita si è dato uno spettacolo bello per entrambe le squadre. Il secondo rigore, il rigore non lo so se è generoso, però mi ricordo uno sacrosanto su Cocco che sta calciando in porta 5 minuti prima che l'arbitro non fischia. Penso che questo è il mio pensiero, però dico, una partita quando poi facciamo 5 gol, diciamo contro il gol di scarto, cercare poi, penso, il pelo dell'uovo ha una grande prestazione, perché vorrei ricordare che venire qua con queste cornici di pubblico, con la Viponese che ha preparato sia a livello ambientale sia a livello tattico la partita della vita, perché è normale che era l'ultima spiaggia per cercare ancora di venirci dietro. Dopo questa sconfitta di oggi presumo che si fa veramente dura. E quindi la squadra ha anche un po', non dico sofferto, ma subito l'impatto ambientale. Poi la Viponese, ripeto, ho fatto i complimenti nell'esordio, se fino ad oggi ha perso solo due partite e tutte e due col Trapani, ci sarà un motivo. Nel secondo tempo penso si è visto un altro Trapani, abbiamo fatto dei cambi, per quello che si è visto il primo tempo non voglio essere presuntuoso, perché voi lo riconoscete, però posso garantire che sono una persona molto umile e cerco di dare meriti a chi merita ed essere nella giustezza sempre. A fine primo tempo ho detto ai miei ragazzi che era una partita che potevamo vincere, ricordo un aneddoto che mi disse Benitez a Coverciano su un Milan-Liverpool da 3-0 a 3-3, ne ho parlato con la squadra, ero convinto che potevamo farcela, perché la squadra era viva, abbiamo preso il secondo gol nel momento in cui percepivamo che da un momento all'altro potevamo pareggiare. Quindi io, avendo qualità, avendo tanta qualità ed essendo in piena fiducia per quello che stava facendo la squadra, ero convinto che la potevamo ribaltare e vincere. Così è stato e penso che comunque tutto ciò con merito, perché oggi ribaltare una partita sotto 2-0 contro una squadra forte come questa, con un ambiente sportivo, perché l'educazione della gente di Vibo oggi va sottolineata, la sportività di tutti, però un ambiente sportivo importante perché spingevano tanto, quindi oggi penso che il Trapani merita 10 e l'ore. Il punteggio non rispecchia i valori in campo, e chiedo scusa se non l'ho detto prima quando ho fatto i complimenti alla Viponese, però gli episodi certe volte vanno indirizzati. La squadra mia nel secondo tempo è scesa con una cattiveria, fame, voglia che penso potevamo oggi vincere nel secondo tempo contro chiunque squadra, anche di categoria superiore, e quindi magari forse questa nostra forza inerzia mentale ci ha portato a vincerla e a indirizzare gli episodi. Bene, purtroppo nel calcio, non purtroppo, nel calcio, nella vita, l'aspetto mentale è fondamentale. E quando io dicevo che quello che ha fatto il Trapani
dallo 0-2 con questa situazione ambientale a ribaltarla, va sottolineato. Penso che anche il negativo, probabilmente quando la Vibonese, consapevole della forza del Trapani, inizia a subire, quando poi sul 2-1 si sono messi a 5 dietro, si è capito nettamente che il messaggio era quello: tiriamoli in barca. Da lì noi abbiamo spinto, è uscita la forza dei singoli, della squadra e della collettività. Abbiamo detto che il girone di ritorno è un girone dove il percorso man mano ci porta a intravedere sempre più il traguardo, però è un percorso che ci avvicina il traguardo, ma è pieno di insidie. La cosa di positivo è che ogni partita che passa si avvicina il traguardo ed è una partita in meno e i punti, per chi è dietro soprattutto, diventano sempre più difficili da recuperare, perché 4-7 punti con 18 gare da fare, 19 gare da fare hanno un valore, 4-7 punti con 14, con 13, con 12 iniziano a diventare tanti. Non è stato l'ultimo ostacolo, però se qualcuno magari oggi pensava di poterci prendere punti, abbiamo dato un altro segnale di forza a questo campionato e penso che dopo oggi qualcuno che ci viene dietro, anche psicologicamente, può iniziare ad essere turbato in una maniera forte.